Ciao ragazzi, rieccomi pienamente operativo e nuovamente dal PC di casa, pronto a darvi la mia personalissima opinione sui top e flop di questa prima parte di NBA all'interno della bolla di Orlando. Presumo che molti di voi già sappiano quali potrebbero essere i top, ma cercherò comunque di darvi degli spunti aggiuntivi, come al solito, per provare a discuterne qui sotto nei commenti. Piccola marchetta prima di cominciare, avrete notato tutti che su Telegram sono spuntati degli articoli a firma Davide Torelli di NBA Week. Questi sono disponibili sul sito www.nbarevivalzone.it insieme con la lista delle partite ed altre informazioni riguardanti le mie attività. Ma bando alle ciance e si comincia! Al numero 5 della mia top 5 ci metto Luka Doncic, non tanto per i risultati dei Mavs, ma per aver smentito quanti lo davano fuori forma e ciccione dopo il lockdown. I Mavs daranno del filo da torcere ai super favoriti Clippers, ma il futuro è tutto loro. A 21 anni Luka è e sarà il leader tecnico ed emotivo dei Mavs per i prossimi 18 anni, da un tedesco ad uno sloveno, sempre all'insegna del vecchio continente. Al numero 4 ci metto i Brooklyn Nets. Direte, ma come, i Nets? Sì, i Nets. Perché le premesse erano quelle di perderle praticamente tutte e darla su, ed invece la banda di Jacques Vaughn ha ben figurato, prendendosi di forza al settimo posto, battendo i Bucks e dando del filo da torcere fino all'ultimo ai Blazers. LeVert, Joe Harris, ma soprattutto un Luau Cabarro da me così bistrattato ed invece così decisivo. Bravi. Anche se avranno vita breve nei playoff. Al numero 3 ovviamente TJ Warren. In un'Indiana priva di qualsivoglia motivazione, priva della stella Sabonis con Oladipo che pare la brutta copia di quello splendido giocatore precrociato, il buon TJ si è preso il proscenio, garantendosi un futuro da primo violino se non ai Pacers magari altrove. Quasi 40 di media con il picco dei 51 ed il canestro decisivo contro i Lakers. Ed ora gustiamoci la sfida con Jimmy Butler in quella che sembra essere una serie equilibrata, almeno guardando ai record. Al numero 2 Devin Booker e tutti i Phoenix Suns. L'obiettivo, come giustamente detto da Monty Williams nel discorso alla squadra dopo l'8-0 della bolla, è quello di prendere la spinta derivante da queste 8 partite e di avere la consapevolezza del potenziale della squadra. Booker, se non ci fosse stato un autentico alieno a nome Damian Lillard, sarebbe stato a mani basse l'MVP di questa fase, playoff o non playoff. Ed ora speriamo che i Suns riescano a sfruttare questa spinta e da non sciogliersi per tornare nella mediocrità di un tempo. Al numero 1, e come poteva essere altrimenti, Damian Lillard. Chiaramente un uomo in missione. Credo di non aver mai visto un giocatore così deciso e decisivo in una serie di 8 partite da dentro e fuori come lo erano queste per i Portland Trail Blazers. Attualmente uno dei primi 5 della pista, ma non sono così convinto che coi Lakers possa andare così. Le lacune difensive della squadra di Stotts sono evidenti, sembra una squadra di D'Antoni in cui per vincere devi fare un punto in più degli altri, e contro la difesa Lakers, o perlomeno la difesa pre-Covid dei Lakers, non sarà sempre possibile fare un punto in più. Serie comunque molto 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 interessante. Ma passiamo ora ai flop, e qui ne dico 3 e non 5, almeno faccio il video un po' più breve. Al numero 3 i Memphis Grizzlies. Ok la sfiga di Derrick Jones Jr., ok la gioventù del roster, ok l'anomalia generale di questa stagione NBA, ma entrare nella bolla e fare 1-7 partendo con 3 partite e mezzo di vantaggio sul gruppone è molto male. Unica vittoria nell'ultima gara contro i Bucks privi di Giannis. Una stagione memorabile è, infine, divenuta una stagione perdente. Che peccato. Al numero 2 Ben Simmons e le fake news sul suo tiro da 3. Ormai io non ci credo più. Dopo l'1-2 della prima gara, Ben non ci ha nemmeno più provato. Non ha nemmeno più guardato il ferro da dietro l'arco fino all'infortunio. Il process di fila è definitivamente fallito. Ben verrà ceduto a parer mio entro l'inizio della prossima stagione. Sarebbe da folli preferire lui ad Embiid. Cleveland lo vorrebbe e credo che i 76ers non faranno nulla per trattenerlo. Anche qui, peccato. Al numero 1, senza ombra di dubbio, tutti i Pelicans tranne uno.
Una stagione fallimentare, un futuro che si pensava più che roseo, ora assai nebuloso. Le condizioni di Zion Williamson sono letteralmente un caso, nessuno sa, nessuno parla. Lui si lamenta del minutaggio, gliene danno di più, ma si vede che non ha esplosività. Gentry licenziato, Ball non pervenuto, Holiday finto leader. L'unico a salvarsi dell'intera organizzazione è il veterano JJ Redick, ultimo a mollare, presumo, se ne andrà in cerca di anelli altrove. L'inizio della prossima stagione dirà tutto sui Pelicans, a partire da chi sceglieranno di mettere al timone di una squadra priva di pathos, di cojones, che da favorita al play-in ha finito per farsi superare, persino dai Kings. Molto, molto male. E con questo ho terminato i miei top e flop della bolla di Orlando. Usate i commenti per dare le vostre opinioni su quello che è, su quelle che sono le mie opinioni sui top e flop. E noi ci vediamo questa sera con i playoff NBA che cominciano alle 19:30. Ciao!